Cari telespettatori, buonasera. Ieri, intorno alle 19, la Terra ha tremato nella zona dell'Umbria e delle Marche. Tra Macerata e Perugia ci sono state scosse molto violente, 5 e qualche cosa della scala Mercalli. O scala Richter, non saprei con precisione qual è stata la gradazione. Per fortuna non ci sono stati morti, ma ci sono stati crolli. Com'è che la Terra balla in questa maniera nell'ultimo mese, da agosto ad oggi, amatrice distrutta, cumuli distrutti e via di seguito? E di nuovo noi ci troviamo lungo la dorsale dell'Appennino. Ci sono questi scuotimenti che veramente impauriscono la popolazione, oltre a creare situazioni di estremo disagio. Noi ne vogliamo parlare con il professor De Masi, un professore che voi ormai conoscete perché è il nostro ospite abituale per le questioni scientifiche. Ecco, vogliamo parlare con lui, ci poniamo proprio questa domanda. Professore, come mai la Terra balla continuamente lungo queste dorsali, diciamo dall'alta Irpinia dell'Ottanta fino a Modena, diciamo al nord, in Emilia? In effetti il discorso è apparentemente abbastanza semplice, nel senso che noi abbiamo due grossi blocchi, il continente eurasiatico, l'Europa, così ci capiamo meglio, con l'Asia attaccata vicino, e poi l'Africa che sta sotto e che spinge. In effetti l'Appennino, parliamo dell'Appennino, non parliamo dell'Italia in Allora, sé. mi scusi se la La prego. interrompo. Allora, l'Europa da un Sì, lato e l'Africa e che l'Africa spinge. spinge, Certo, spinge diciamo. contro l'Europa, in quanto sta ruotando attorno a un cardine, se così possiamo dire, che è rappresentato dalla Spagna, diciamo, e dal Marocco. Ecco. Allora, che cosa succede in effetti? Succede una cosa molto strana, che tutto quello che ci sta in mezzo, poiché l'Europa, per il suo peso, per la sua mole, per le sue dimensioni, è relativamente ferma rispetto all'Africa che ha dimensioni più piccole, l'Africa spinge contro l'Europa e tutta la roba che sta in mezzo, tanto per intenderci, il Mediterraneo, così ci capiamo, anche se non è Mediterraneo, perché prima era completamente sommerso dall'acqua. Non avendo possibilità di spostarsi in altro modo, comincia a ripiegarsi. Immagini un foglio di carta che sta fermo da una parte con una mano e con l'altra spingiamo. Per forza di cose si forma una piega. Allora, che cosa in effetti sta succedendo? Noi, il nostro Appennino, come pure le Alpi Dinariche, quindi praticamente sono tutte allineate, tutte quante secondo una direzione nord-ovest e sud-est. Nord-ovest, Ovest e sud-est. sud-est. Oddio, ovviamente con un minimo di approssimazione me lo concederà. In effetti, il materiale con cui è formato l'Appennino, poi tutto il resto è tutto sedimentario, si è formato dopo, ma il materiale rigido di cui è formato l'Appennino è praticamente calcareo. Il calcare, carbonato di calcio essenzialmente, si forma spontaneamente al di sotto dei 5.000 metri. C'è bisogno di circa 500 atmosfere di pressione per trasformare il bicarbonato, che generalmente si ottiene dalle piogge, per trasformarsi, per precipitare in carbonato, e quindi si forma quella che viene chiamata comunemente in gergo tecnico la piattaforma. Immagini una piattaforma che sta compresa tra l'Europa e l'Africa. Quindi, professore, si tratta di fenomeni giganteschi. Enormi, immensi, immensi, assolutamente immensi, che comprendono praticamente tutta quella che viene chiamata in letteratura la Tetide, vale a dire un'area, un mare, diciamo, che era compreso tra l'Africa e l'Europa e che occupava la Grecia, che
che era sommersa, l'Italia che era sommersa e la Turchia, per esempio, che era sommersa. La Turchia è montuosa, ma non è montuosa perché lo Spirito Santo ha deciso che doveva essere montuosa, perché si sta ripiegando. E in effetti, poiché il calcare è rigido, è duro, diciamo, non si piega e allora si rompe in blocchi, si rompe in pezzetti, diciamo, Quello pezzetti che chiamano giganteschi. le faglie. È lungo delle faglie, è lungo delle spaccature, in effetti faglia non vuol dire altro che questo, delle fessure, delle spaccature. Si rompe perché non riesce più a resistere, non riesce a ripiegarsi e si rompe. E i pezzi stanno incastrati l'uno rispetto all'altro. E quindi la spinta che continua da parte dell'Africa continua a spingere e viene sopportata solamente da questi incastri che ci sono. Poi a un certo punto cede, non c'è niente da fare perché le spinte sono enormi. Cede e durante il cedimento si avviene il terremoto. Senti, E professore, mi tolgo una la prego. curiosità, ma questo sciame sismico, cioè questa, come dire, ondata Certo. sismica, ecco, da che cosa è provocato continuamente uno dietro l'altro le Non scosse, sono le altro che strutture? assestamenti successivi. Dopo, Assestamento. Quindi può continuare. certamente, lei consideri che in Irpinia, e non è ancora finita, quando c'è stato il terremoto dell'80 ci sono state circa 30.000 scosse. Ovviamente si tratta di scosse in parte strumentali, in parte leggermente avvertibili, ma io le dico una cosa. Ieri sera stavo parlando proprio con un mio collega, Rino Nicotra, con cui lavoravamo al giornale, alla rivista insieme, anni fa, in cui stavamo parlando a telefono e lui a un certo punto mi disse: mia moglie sta gridando, si sente un'altra scossa. La scossa, lo sai, è stata sentita fino a Roma. E lui abita a Roma. E dice, è abbastanza, è anche abbastanza forte. Adesso, indipendentemente dal giudizio personale, di più forte o più debole, questo dimostra il fatto che queste zolle, questi pezzi, perdoni, forse zolle non è la parola giusta, ma questi pezzi dell'Appennino incastrati l'uno rispetto all'altro stanno cedendo da qualche altra parte, perché quello principale, infatti quella è la scossa più grossa che si ottiene all'inizio. Praticamente che cosa succede? Succede che gli altri si stanno cercando di adattare in qualche modo. In Irpinia ci furono due grandi scosse, una la prima, diciamo, e poi l'altra che c'è stata in febbraio. In Perché? febbraio. In febbraio. Perché praticamente in febbraio si era determinata un nuovo stato di tensione che aveva rotto a un certo punto l'equilibrio lungo un probabile blocco, cosa vuole che le dica? Non lo Sì. sa nessuno, lo sa solamente il Padre Eterno. E che quindi praticamente si è rotto anche lì e quindi si è avuto una forte scossa. Poi il resto sono tutte quante quelle che chiamano scosse di assestamento, che non si Senta, tratta di professore, assestamento. ma tornando un po' indietro, ecco, nel tempo, io ricordo, la mia memoria va al terremoto di Gibellina, Certo. se lo ricorda. Ecco, Gibellina fu distrutta, rasa al suolo proprio Certo. completamente. Questo terremoto sale, cioè praticamente Gibellina, l'Irpinia, adesso siamo in Umbria, C'è stato anche in diciamo in Emilia-Romagna, Emilia Romagna, sale certo. questo terremoto, si spinge in su. Cosa vuole che le dica, direttore? Il discorso è questo, nessuno lo sa. Praticamente il punto di contatto in cui c'è maggiore tensione, che potrebbe essere dappertutto. Io le dirò una cosa, l'altro giorno, stando dal medico, perché avevo bisogno di qualcosa da parte del medico, la segretaria del medico, Antonella, che conosco da tantissimi anni, parlando di questo, mi chiese a un certo punto, mi chiese, ma siamo sicuri ormai dopo il terremoto dell'80? Non siamo sicuri per niente, perché nessuno può sapere o può dire quello che, come stanno sistemati questi blocchi l'uno contro l'altro. Come si fa a sapere? Vabbè, indipendentemente da tutto, adesso ci saranno delle persone che dicevano: no, no, non è vero, non succederà niente, ma questo lo dicevano per rassicurare se stessi più che altro, raccontandosi da solo che non poteva succedere Quindi non niente. esistono strumenti,
geologici che ci permettono di scendere in profondità No, e vedere che assolutamente cosa succede. no. No, assolutamente no. Consideri che il terremoto di ieri, l'ipocentro, cioè il punto in cui si è Sì. rotto, era circa 9 km di profondità, è un terremoto superficiale. Quello degli Irpini era a 20, no, a 60 km di profondità. Quindi, ovviamente, le aree, poiché si espande secondo un Cioè le cono, due scosse che hanno colpito sì, ieri la popolazione, una erano era a relativamente 9, mi superficiali. pare, 9 metri di profondità, Sì, 8 un'altra a 8 metri. E gli chilometri, Irpini a 8 quanto fu? chilometri, sì. A 70 metri Sì, di va a 60 profondità. chilometri di profondità, 60 chilometri. C'è Chilometri di profondità. stata la rottura a quella profondità. Quindi, ovviamente, poiché le onde sismiche si espandono a forma di cono, rovescio, ovviamente il terremoto delle Irpinie colpì molte più aree rispetto a quello che, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, è avvenuto ieri, che ha colpito un paio di paesi, perché, proprio perché si espande secondo un troncone rovesciato, ovviamente, diciamo, è stato relativamente meno importante, meno grave, anche se poi gli effetti sono stati sempre quelli, insomma. Senta, che differenza c'è stata tra il terremoto di ieri e quello di agosto a Amatrice, a Cumuli, Terremoti sono di tre Arquata? tipi diversi. I terremoti sono di tre tipi diversi. Terremoti vulcanici che precedono generalmente, ma anche di qualche giorno, praticamente un'eruzione vulcanica. Quelli sono limitati. Terremoti da crollo, ma sono rari perché una cavità praticamente nel sottosuolo crolla e quindi determina un terremoto sopra. E sono estremamente rari. Poi ci sono quelli appunto che ha nominato lei e che interessano tutto l'Appennino, che sono terremoti tettonici, vale a dire terremoti che interessano la struttura dell'Appennino. E non esiste area che non ne sia, almeno nel nostro Appennino, ne sia esente. Onestamente, l'unica cosa che è possibile fare è quella di scapparsene in Sardegna. Perché la Sardegna praticamente, non essendo sottoposta a spinta, è relativamente meno, però niente impedisce che possa avvenire anche lì, diciamo che è relativamente più sicura. D'accordo? Ho capito. Senta, La professore, prego. io stamattina, per questioni proprio di lavoro, prima che vedessi lei, ho telefonato al direttore del centro sismologico che sta qui a Grotta Minarda, il dottore Cecere, il quale stava a Roma però, perché è stato chiamato dalla Protezione Civile per fare delle carte, Certo. insomma, interessarsi di cartografia, vedere i luoghi e via di seguito. E gli ho chiesto come sta la situazione. E lui mi ha detto che per quanto riguarda, diciamo, feriti, morti e via di seguito, il bilancio era estremamente contenuto, perché morti non c'erano stati, per fortuna. C'era stata soltanto una persona. Col controsoffitto che era crollato, certo. Esatto. Io gli ho chiesto di Norcia, che praticamente ricorre sempre, quando c'è un terremoto nell'Italia centrale, ricorre il nome di Norcia. D'altra parte, come dire, io sono molto legato a quelle terre, Norcia. La conosco proprio Certo. benissimo, nel senso che ci sono stato decine e decine di volte, e quindi mi sento anche un po' colpito per una cosa del genere. Ebbene, mi ha detto che a Norcia ci sono stati dei piccoli crolli, e questo perché quando c'è stato il precedente terremoto, mi pare il 74 a Norcia, hanno ricostruito a regola d'arte, cioè praticamente hanno ricostruito bene, e quindi le case hanno tenuto di fronte a questa nuova scossa e via dicendo. Noi come abbiamo ricostruito in Irpinia? Bene,
male. Male, malissimo. Mi perdoni il superlativo, ma abbiamo perso una grande occasione. Veramente abbiamo perso una grande occasione di costruirci un patrimonio, diciamo, sicuro sotto un certo punto di vista. Allora, il discorso è questo. Il discorso è che il terremoto di per sé non ammazza nessuno. L'ammazzano le case che crollano. Quindi, diciamo, tutto dipende da come è stato costruito il fabbricato e soprattutto, mi perdoni, potrà sembrare interessato il mio discorso, essendo io un geologo, ma soprattutto poco si valuta su che cosa si va a costruire. Io le racconterò una cosa. Nel 1980, quando c'è stato il terremoto, eravamo, di geologi ne eravamo un 5, 6, 6 o 7 in Irpini. 1983, questo glielo posso dire perché ieri in commissione per l'abilitazione all'esercizio professionale, gli iscritti ne erano 1300 a geologia, perché si pensò che la geologia fosse il paese di Bengodi, per cui tutti quanti correvano all'interno. Probabilmente anche così, probabilmente, per l'amor di Dio, sono tutti meritevoli di attenzione. Però il discorso ha creato poi che cosa? Ha creato una forte concorrenza e quindi un abbassamento dei prezzi. Non si può chiedere per dei sondaggi, per delle prove di laboratorio, per delle analisi sismiche. E allora a questo punto un prezzo piuttosto basso. E ci sono spese che uno deve sostenere. Allora perché? E poi passare questo ad un ingegnere che valuti il rapporto tra fabbricato e terreno sottostante e determini appunto qual è la soluzione migliore. Si arriva alla costruzione antisismica. Le racconterò una cosa, il terreno è molto importante su che cosa si costruisce. Le farò un esempio banalissimo, Castelvetere e San Mango. Stanno vicinissimi, se uno grida a Castelvetere lo sentono a San Mango. San Mango è stato completamente distrutto dal terremoto dell'80. Castelvetere ha subito qualche lesione, ma se lo vede, se è ancora tutto quanto lì. Perché? Perché Castelvetere appoggia su un terreno, il cosiddetto flisce di Castelvetere, che ha delle caratteristiche meccaniche diverse rispetto a San Mango. A San Mango poi si complica ancora di più la cosa per la presenza di acqua del fiume e quindi ancora di più, ma a questo punto arriveremo in valutazioni tipo tecnico che credo non interessino nessuno. Il discorso è sempre quello. La gente non vuole spendere manco una lira per l'adeguamento sismico dei fabbricati, sia dal punto di vista ingegneristico sia dal punto di vista geologico, che secondo me è la cosa più importante, perché dovrebbe venire prima un'indagine geologica seria e poi in base a quella, in base ai risultati, costruire poi sopra. D'accordo? E allora tutto questo non accade, la gente non vuole spendere soldi, d'accordo? Però mettere la porta di mogano, quella sì, mettere la pavimentazione 100%, sì, mettere la rubinetteria che costa di più, quella sì, perché quella si vede. È un peccato. Sapesse quanta gente mi ha chiesto dopo il terremoto, durante la ricostruzione, il certificato geologico. Senta, professore, dopo la scossa di Amatrice, diciamo, di accumuli e arcuata, si è posto il problema della revisione totale del nostro patrimonio edilizio in Italia. Questo è emerso, diciamo, tutti quanti, i professori come lei, studiosi, geologi, hanno detto è il momento di affrontare questo problema nel nostro paese. Verifichiamo come stiamo combinati col patrimonio edilizio, operiamo per una, come dire, revisione totale e seria, fatta in profondità. È un'operazione colossale rivedere tutto il patrimonio edilizio italiano e adattarlo a norme antisismiche. Ovviamente è costosa e soprattutto molto costosa, però è un investimento nel futuro. Io le racconterò un episodio.
Quando c'è stato il terremoto dell'Irpinia, lo Stato praticamente finanziò le operazioni di ricostruzione con 20.000 miliardi. Questo fu il finanziamento C'è ancora iniziale. una coda, attendiamo non so quanti milioni ancora, mi va 250 Bene, milioni, una roba allora del genere. all'ordine facemmo una valutazione di che cosa sarebbe potuto costare ricostruire in termini antisismici. Costava molto, costava circa 100.000 miliardi. 100.000 miliardi, 20.000 miliardi erano stati stanziati. All'atto pratico, la 219, vale a dire la legge che poi con le successive modifiche, attualmente è costata 90.000 miliardi. Avremmo potuto ricostruire un patrimonio edilizio antisismico con 10.000 miliardi in più, che poi si potevano trovare sicuramente. Allora le parlo di lire, non le parlo di, ovviamente, 10.000 miliardi si tratta di lire. Allora il discorso qual è? Il discorso è che continuiamo, mi perdoni il termine, a metterci pezze, ad aggiustare le cose. Guardi, io le dico una cosa, su cui ci siamo trovati anche d'accordo discutendone, chiacchierando prima. Il prossimo terremoto in Irpinia, che non si sa quando ci sarà, ma ci sarà, non è impossibile non esserci, che non ci sia. Potrebbe essere domani, potrebbe essere tra un anno, potrebbe essere fra 10 anni. Sarà una strage. Sarà una strage perché? Perché Perché? dopo il terremoto si sono arrabattati tutti nelle riparazioni. Imprese, come le dicevo prima, imprese che sono nate dalla sera alla mattina come funghi È vero. e che non avevano nessuna esperienza. In mano, mi perdoni, nel senso che ognuno dovrebbe fare il suo lavoro, come abbiamo parlato prima con il regista. Ognuno è maestro nel proprio lavoro, però i geometri. Mi perdoni se io No, no, non ho no, grande io fiducia. la seguo perché nella mia zona si è verificata la stessa cosa di cui sta Ma il parlando discorso è lei. che il geometra costa di meno rispetto all'ingegnere. E allora la persona che si deve ricostruire in muratura, gli edifici in muratura, nel momento stesso in cui sono lesionati, è meglio buttarli a terra, è inutile perdere tempo a cercare di ripararli. Quelli in calcestruzzo ancora. Ma quelli in muratura, una volta che si sono lesionati, poiché si tratta di un equilibrio molto, molto stabile nel momento in cui non ci sono lesioni, molto molto instabile nel momento stesso in cui si verifica una lesione, qualunque essa sia. È inutile riparare, che vuoi riparare? Allora è meglio buttare giù, tutto giù e ricostruire completamente da capo. Senta, professore, un'altra cosa che ho notato è questo. In genere, quando si parla di terremoti e dei danni che reca il terremoto, si fa riferimento sempre al centro storico del paese. È caduto il centro storico. Nel centro storico di Amatrice è successo questo. Non lo so, a Norcia per fortuna non lo so, però il riferimento è Certo, sempre al centro l'Aquila è storico. proprio Noi l'esempio. siamo un paese, come dire, che di storia trasudiamo, quindi noi rischiamo di perdere tutti i centri storici in questa maniera, di Diciamo perdere che la nostra ricchezza e la nostra peculiarità. certo. Ma diciamo che accanto alla costruzione antisismica esiste anche l'adeguamento antisismico, che è importante. Allora, verificare oggi come oggi, in Irpinia, perché praticamente poi è quello che ci interessa a noi, verificare in Irpinia che i vecchi fabbricati siano sicuri dal punto di vista, possiamo farlo solo a livello preventivo, siano sicuri a livello sismico che un prossimo sisma non crei problemi. È un problema di prevenzione, però pare che la gente, ovviamente che costa, e pare che la gente non sia d'accordo su questo. Tanto ormai è venuto, sapesse quante volte l'ho sentito sto fatto, è venuto l'80, ma non viene più. Ma come non viene più? Non esiste possibilità di previsione di nessun genere. Quei criminali, perché io li devo chiamare così, solamente così. Quei criminali che
in occasione del terremoto e poi della commissione, si ricorda, che fu fatta per l'Aquila, Sì. ebbero l'ardire di dire che era finito e poi è successo quello che è successo. Quello significa essere criminali proprio. Perché? Per un motivo molto semplice, mi perdoni la franchezza. Perché Dica. non portava niente a livello di compenso. Ma perché? La riunione in cui è stato deciso questo, da quanto è durata? 40 minuti. Ci sono visti, hanno preso il caffè, hanno stabilito certe cose. Probabilmente, dico probabilmente perché se no mi becco una denuncia, probabilmente c'è qualcuno che li ha instradati a dire certe cose. D'accordo? L'hanno detto e se ne sono andati. Dopodiché è successo quello, dopodiché sono andati in processo e sono stati pure assolti. Questo sicuramente non. Come si fa? Senta, volevo chiedere un'altra cosa. Con il terremoto in Irpinia dell'80 è nata la protezione civile, Certo. perché prima non c'era, non avevamo proprio idea. Per fortuna abbiamo, come dire, captato qualche cosa e abbiamo dato luogo a questa struttura che mi pare funzionante, che Certo. lavora bene, si muove bene e via dicendo. Interviene. Interviene. Interviene e questo è molto molto importante. Lei ha fiducia, è ottimista da questo punto di vista, per esempio, per la ricostruzione dei tre centri Amatrice, Accumuli, Arquata? Credo proprio di sì. Se non avessimo neanche fiducia in questo, saremmo veramente Perché messi c'è un molto male. impegno praticamente massiccio da Certo, parte del certo. governo, si è impegnato, noi non vi abbandoneremo, staremo con voi, l'ha detto il Papa, l'ha detto Mattarella, insomma. Certo, no, lei ha perfettamente ragione. Io mi auguro, ovviamente devo avere fiducia e mi auguro che le cose siano fatte con un certo criterio. Sinceramente, mi perdoni, non come le abbiamo fatte in Irpini, dove abbiamo costruito centri, diciamo, industriali in deserti, che poi sono state abbandonate a se stesso. Abbiamo speso tanti di quei soldi per cose inutili, d'accordo? E siamo arrivati a 90.000 miliardi. Cioè, e si trovano ancora, basta vedere il centro storico di Avellino, la zona di Avellino, si vedono ancora case che sono come erano nel 1980, vecchie, ormai con animali dentro, i topi, là balleranno sicuramente. Però è un peccato perché non hanno saputo amministrare ancora una volta il denaro per cercare di, diciamo di utilizzarlo per gli scopi per cui era stato dato sto denaro. Non si può creare un'area industriale, mi perdoni, a Torrioni, che non ci stanno manco le strade per arrivarci. Professore, con questo siamo d'accordo, però bisogna dare anche atto in questo senso che alcuni insediamenti ci Hanno sono funzionato. stati. Molti hanno approfittato, specialmente le imprese del nord, hanno razziato, si sono presi i contributi Certo, e se la e sono se ne sono andati. sbagliata. Sono Bisogna. durati 6 mesi. Qualcuno molto serio, come la Ferrero, per esempio, insomma, ha impiantato, funziona, va Certo. bene, qualche dato. Certo, per il terremoto dell'Irpinia ci sono state violente contestazioni. Lei si ricorderà che c'è stata una commissione d'inchiesta per il terremoto in Irpinia, che era presieduta da Scalfaro, che allora era deputato, e si è conclusa, diciamo, con una. La condanna, ecco, chiamiamola così, mentre ci sono stati in commissione degli oppositori delle conclusioni di Scalfaro e compagni, ma questo è un altro argomento di tipo politico che potremmo esaminare in una apposita trasmissione. In conclusione, lei ha detto, per quanto riguarda l'Irpinia, bisogna stare allerta e in guardia, perché
perché tornerà il mostro, tornerà prima o poi il destino. Si può dirlo. Quindi facciamo gli scongiuri e possiamo soltanto dire che. Mi perdoni solo se aggiungo una cosa, gli scongiuri vanno benissimo, mi perdoni se la interrompo, gli scongiuri vanno benissimo, ma verificare attualmente, quando ancora non è successo qualcosa, se un fabbricato è in sicurezza, è fondamentale, perché quando verrà il momento, poi non si può dire ma io non lo sapevo, verificare praticamente la compatibilità tra il terreno e il fabbricato. Io non voglio insistere su questo perché potrebbe sembrare interessata la mia cosa, e non lo è, mi creda. Poi ha detto sostanzialmente che non solo l'Irpinia deve temere qualche cosa, ma anche le zone che sono state colpite adesso e altre zone dell'Appennino, perché ci sono queste placche che si scontrano continuamente a livello planetario, siamo a questo livello, insomma, Africa contro Europa, scontro, e terza cosa che lei ha detto, sarebbe opportuno rivedere un po' il nostro patrimonio edilizio in generale per tutta l'Italia, anche se l'operazione costa moltissimo, lei ha detto, però diciamo che un paese si può impegnare su un'opera civile di questo tipo. In tempi lunghi, vabbè, in tempi lunghi, però cominciamo. Bene. Solo questo, cominciamo. Cominciamo anche con i fabbricati che già esistono, cominciamo a verificarli. Sì. Questo significa avere una conoscenza del sottosuolo soprattutto e conoscenza del fabbricato e di che cosa bisogna, dopodiché si deciderà che cosa fare, però facciamolo. Okay. Beh, su questa nota, questa spinta che dà il professore De Masi, muoviamoci, è il momento di intervenire con qualche cosa di serio che impegni, diciamo, il paese, l'Italia, su questo è venuto il momento ed è una spinta che può essere accettata anche se i costi sono altissimi. Diamo tutta la nostra solidarietà alla gente, questa è fuori discussione, viene sottoposta a un vero e proprio incubo, perché hanno oramai l'incubo del terremoto le zone dell'Italia centrale, tutta la nostra solidarietà, e vi informeremo sugli sviluppi della situazione. Grazie al professore De Masi, grazie al nostro regista Francesco Lignite per la collaborazione tecnica, a tutti voi buonasera.